questa serata. La apriamo con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che possiamo anche, speriamo possa anche essere di ispirazione. Leadership is hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. E ora invito dunque a salire sul palco i nostri relatori. L'avvocato Marika Miceli, fondatrice e titolare dello studio legale Miceli, eccola, buonasera. E Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business, Banca Sella, eccolo, buonasera e benvenuto e grazie. E allora, il CEO Summit è un nostro format esclusivo, come già anticipava il collega, e ha l'obiettivo proprio di, attraverso la voce di protagonisti del mondo dell'impresa in generale, capire anche come guardare al futuro, insomma, soprattutto in momenti particolari di questo tipo. Allora, io intanto do qualche riferimento in più dei nostri ospiti. Studio Legale Miceli, avvocato Marika Miceli, fondatrice titolare. Lo studio è composto da numerosi professionisti qualificati con esperienza pluriennale nei diversi settori di attività, con expertise in diritto bancario, recupero crediti, crisi di impresa, procedure fallimentari e altre procedure concorsuali, diritto societario e commerciale, real estate, obbligazioni e contratti, appalti privati. Così abbiamo anche inquadrato i temi che poi affronteremo in questo CEO Summit. Banca Sella, Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business. Banca Sella è un noto gruppo bancario, privato e indipendente italiano, presente in 7 paesi e 300 succursali in tutta Italia. Le loro attività comprendono banca commerciale retail, private and wealth management, corporate and investment banking, sistemi di pagamento, open banking e servizi di information technology. Ecco, abbiamo, come vedete, anche citato e nominato un po' questioni, temi, argomenti che in questi 2 anni hanno avuto un'accelerazione importante, quindi ci sembra doveroso affrontarli qui. Allora, io partirei dall'avvocato Marika Miceli, partendo dallo studio proprio, dalla mission, oserei usare questa parola. Lo studio vanta, tra le altre cose, quelle che abbiamo elencato, una profonda expertise nel campo del recupero crediti e in particolare degli UTP, di cui si sta parlando tantissimo proprio per la crisi, no, a cui siamo stati sottoposti tutti. Crediti bancari che possono dar luogo a inadempienze probabili. In che termini, a questo punto vorrei sapere da lei, hanno rappresentato e soprattutto rappresenteranno una sfida per voi in questo periodo che comunque rimane un po' fuori dagli schemi, no? Rimane ancora un po' sospeso, mi sento di usare questa espressione. Sì, esattamente. Mi presento, sono Marika Miceli e innanzitutto vi ringrazio per l'invito e per questa eccellente serata e faccio complimenti all'organizzazione. Grazie. E lo studio si occupa di diritto bancario e finanziario e io sono specializzata in questa materia da quasi 20 anni e nel 2010 ho fondato lo studio con expertise in particolare in diritto bancario e recupero crediti sia NPL che UTP. Lo studio in questo periodo, che come diceva lei giustamente è un periodo particolare, è riuscito, e ho l'orgoglio di dirlo, nel trasformare le difficoltà in un'opportunità. Abbiamo investito in tecnologia digitale e questo ha comportato maggiore efficienza e velocità nella nostra attività professionale, che in un ambito come quello bancario e finanziario in continua evoluzione hanno contribuito a far crescere lo studio. E questi UTP, che sono i cosiddetti unlucky to pay, sono i cosiddetti crediti che non è probabile che vengano pagati. E che cosa sono esattamente? Sono quelle situazioni in cui i debitori, e mi sento di dire gli imprenditori in particolare, non hanno pagato una rata di mutuo o un prestito, però hanno una situazione di crisi temporanea, quindi momentanea, quindi c'è la possibilità che possano tornare in bonis. Questo tipo di crediti viene risolto non attraverso, come gli NPL, che sono i non performing loans, quindi attraverso attività di recupero credito, bensì attraverso una differente attività, uno studio di quello che è l'attività che viene svolta dall'imprenditore,
di qual è il core business dell'imprenditore, quali potrebbero essere le soluzioni per fare tornare l'imprenditore in una situazione di performing. Questo significa specializzazione in determinate, quindi multidisciplinare, in determinate materie, in particolare nella conoscenza degli strumenti relativi alla crisi d'impresa, al societario, perché si parla di distress M&A, di anche private equity, insomma di soluzioni che vengono, che bisogna cercare per aiutare l'imprenditore a fare in modo che questo credito non diventi una sofferenza. Certo. Ora, questo aspetto degli UTP è un aspetto importante nel nostro panorama italiano ed è importante anche per la ripresa socio-economica del nostro paese, perché noi consideriamo che gli UTP valgono 60 miliardi di crediti. Quindi circa, ci sono state fatte le valutazioni, più o meno 56 miliardi, tra i 56 si pensa è quello che succederà dal 2002 al 2023. Questo che cosa significa? Che bisogna attivarsi per non farle diventare delle sofferenze, certo, per fare riprendere il mercato. Ancora di più in questa fase post... Esatto, in questa fase particolare dell'economia. Quindi questo lo sa bene il legislatore europeo e lo sa bene anche il legislatore italiano, tant'è che si è intervenuti con diversi strumenti che vengono dati e che noi come studio ovviamente cerchiamo di applicare, che possono essere come le CAGS, che sono le cosiddette garanzie statali che vengono date nell'ambito delle cartolarizzazioni, oppure le moratorie dei prestiti che sono state accordate al settore debitorio, diciamo, ai vari imprenditori che hanno, e anche ai privati che hanno contratto dei prestiti, dei mutui e finanziamenti. Quindi in questo momento, quindi, oltre a questi strumenti, ve ne è stato uno molto importante proprio inserito dal legislatore, che è quello della negoziazione della crisi, la composizione negoziata della crisi di impresa, che è uno strumento che è entrato in vigore, che utilizziamo noi come studio da pochissimo tempo, dal 15 novembre 2021, che è stato introdotto proprio per salvare gli imprenditori che sono in una situazione di difficoltà. Parliamo in questo caso delle PMI, quindi delle piccole e medie imprese. Si è cercato di trovare, appunto, di dare uno strumento per evitare che oggi gli imprenditori debbano per forza ricorrere a procedure concorsuali. Certo. Questo strumento, infatti, si legge proprio dalla relazione che ha accompagnato il decreto legge, è stato studiato dal nostro governo proprio per fare in modo che sia creato per tutelare questi imprenditori in difficoltà, che possono fare che cosa in sostanza? Rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio con un'istanza che viene fatta online e chiedere che venga nominato un esperto che possa coadiuvarli per cercare di superare questa situazione di crisi. E questo è veramente uno strumento che, se ben utilizzato, può essere realmente innovativo per oggi, per la nostra situazione economica, perché spesso l'imprenditore non ha neanche le conoscenze o la capacità di rendersi conto che in una situazione di crisi ci arriva troppo tardi, quando ormai purtroppo tutti i crediti i debiti sono scaduti e quindi non riesce più a sollevarsi. Non riesce più a recuperare la situazione. Non riesce più a risollevarsi. Quindi questo strumento è uno strumento, peraltro, perché è anche importante, perché lascia all'imprenditore la gestione sia ordinaria che straordinaria della sua impresa. Riesce a ottenere anche misure protettive. Per esempio, abbiamo avuto delle sentenze ultimamente che hanno nei confronti ovviamente messe dell'imprenditore che, coadiuvato dall'esperto, ha chiesto al tribunale, tramite l'esperto, di poter avere la sospensione di determinati provvedimenti che non l'avrebbero, determinati, diciamo, provvedimenti che sono, per esempio, i pignoramenti subiti o i sequestri
nostri delle aziende, insomma, che potevano ostacolare la composizione negoziata, e quindi questa possibilità insieme all'esperto di poter trovare un accordo con i creditori per superare il momento di crisi. È uno strumento peraltro che ha una durata di 180 giorni prorogabile di altri 100, quindi insomma il legislatore ha voluto entrare cercando di aiutare, certo, di trovare uno strumento per aiutare l'imprenditore, e noi come studio cerchiamo di coadiuvare le banche o i servicer se hanno acquistato questi portafogli OTP nell'evitare appunto che effettivamente l'imprenditore vada in default. Certo, certo. Quindi la crisi possa essere ancora più pesante, certo. Poi peraltro piccole e medie imprese, insomma, quella che ha detto l'ossatura del nostro paese, lo sappiamo, insomma, sarà retorico, ma è bene ricordarlo, no? Che quindi si deve agire lì per evitare che poi il paese crolli, esatto, proprio a causa di queste, esatto, queste sofferenze. Certo, perché le PMI oggi costituiscono il substrato della nostra economia. Certo. Noi nell'Italia non ci sono tante multinazionali. Ma è lo statuto del nostro paese, certamente, assolutamente. Questo, quindi, sì. Se non si tutelano loro, assolutamente. Purtroppo l'esito non sarà favorevole. Assolutamente, credo che sarà d'accordo Andrea Massitti. Adesso comunque do la parola, se vuole assolutamente riprendere le parole dell'avvocato Miceli, poi però le chiedo anche di raccontare la vostra esperienza, le sfide che avete affrontato in questo periodo e soprattutto anche come vi siete rapportati al cambiamento, cioè che cosa è significato, cosa significa cambiamento per voi? Sì, riprendo le parole dell'avvocato Miceli, lei parlava per esempio di digitalizzazione dei processi in modo da essere più vicini ai vostri clienti, alle vostre aziende, alle realtà con cui vi interfacciate. Beh, devo dire che questo tema, quello della digitalizzazione, dell'innovazione a 360 gradi, è sicuramente un tema che in questo momento è venuto fuori anche dopo un percorso che è quello di questi ultimi 2 anni, in cui tante abitudini di vita, tante abitudini professionali sono cambiate. Questo è vero sicuramente anche da un punto di vista bancario. Noi abbiamo vissuto, come tutti, il lockdown prima e poi tutti gli interventi, per esempio normativi, che hanno tutelato le imprese che si sono trovate a non avere più un mercato, a non avere più la possibilità di vendere i propri prodotti. Come banca abbiamo cercato di essere vicini a queste imprese proprio anche con strumenti innovativi, per esempio mettendo a disposizione delle forme di collaborazione, di comunicazione che potessero essere spersonalizzate, tra virgolette, cioè che potessero passare su canali digitali e potessero raggiungere in velocità tutte quelle realtà che appunto anche per un motivo normativo facevano fatica ad essere nel luogo fisico della banca. Innovazione l'abbiamo vissuta perché appunto indotta da un momento che era quello che stavamo vivendo legato alla pandemia, innovazione che però nel nostro DNA da sempre, mi piace ricordare Sella Lab, che per esempio abbiamo fatto nascere 8 anni fa e che insieme ha messo le imprese, le start-up, gli imprenditori, cercando proprio di fare sinergia, di mettere del valore dall'unione di tutte le realtà e creare questo valore in modo che fosse diciamo a vantaggio di tutti, quindi delle imprese, della banca, di tutti gli stakeholder con cui collaboriamo. Innovazione vuol dire anche avere il coraggio di sbagliare, magari di sbagliare presto, di essere veloci nel superare le difficoltà, nel capire quali sono le difficoltà. Quindi se devo guardare un tema che certamente ci ha accompagnato in questi ultimi 2 anni, ma devo dire negli ultimi periodi, quello dell'innovazione lo metto certamente al primo posto e lo unisco anche all'apertura al cambiamento. Apertura al cambiamento anche qui non solo da un punto di vista finanziario, ma a 360 gradi. Su questo mi piace ricordare un'altra nostra esperienza, che è quella del FinTech District, che è poco lontano da qui, che è una comunità di imprese in ambito finanziario, di realtà in ambito finanziario, alcune multinazionali, alcune start-up, alcune con una storia più recente, altre con una storia più antica, che è un'esperienza di successo proprio perché ha dato all'innovazione e al connubio dell'innovazione con l'apertura al cambiamento un modo di leggere il presente diverso. Nell'ambito bancario, che è quello che io in questo momento rappresento, l'idea per esempio di mettere a fattor comune dei dati o delle informazioni era qualcosa che fino a qualche anno fa veniva vista, diciamo, con sospetto, tra virgolette, no? Non era parte di attività quotidiana. Ecco, l'apertura all'innovazione, al cambiamento, l'open innovation, oggi invece hanno consentito di
utilizzare una serie di informazioni condivise per dare beneficio a tutti, per dare beneficio a una platea che è sicuramente vasta. L'avvocato prima citava il tema che le PMI in Italia rappresentano l'ossatura della nostra struttura industriale. Questo è senza dubbio vero, no? Non solo da un punto di vista numerico, più del 90% delle imprese in Italia sono PMI, ma anche proprio da un punto di vista di costruzione di valore e di economia. Ecco, noi come banca ci siamo proprio orientati a sostenere questo tipo di aziende perché sono quelle che in qualche modo appunto danno valore, creano ricchezza, costituiscono un volano per l'occupazione e ci differenziano rispetto al panorama economico internazionale. Certo, e ci dobbiamo sempre più differenziare e distinguere. Per questo torno dall'avvocato Miceli proprio per parlare del futuro adesso. Come guardare al futuro? Con tutte le premesse che abbiamo fatto ovviamente sul passato e sul presente, no? Con quello che abbiamo accantonato, diciamo così, in questo periodo. Allora, guardare al futuro sempre in maniera positiva. Io credo che la sfida più grande che dobbiamo affrontare in questo settore sia, e mi rifaccio a quello che diceva il dottor Massetti, è fondamentalmente cambiare il nostro approccio in ambito appunto bancario e finanziario. Cioè, che cosa vuol dire? Cambiare approccio sia dalla parte della banca, studi legali ovviamente che li assistono, sia servicer, sia dalla parte dell'imprenditore. In che senso? Che dobbiamo cercare di creare la sinergia e una collaborazione con l'imprenditore. Quindi cercare di comprendere che l'imprenditore va salvato, proprio perché questa è un'opportunità anche per, ovviamente in questo caso, il creditore stesso, cioè la banca o il servicer che ha acquistato il credito. E dall'altra parte è una sfida anche per l'imprenditore, l'approccio deve cambiare anche dalla sua parte, che normalmente vede con diffidenza il sistema bancario, ha perso un po' fiducia nel sistema bancario in questi ultimi anni e lo deve recuperare pensando che può avere un amico nel sistema bancario per poter invece risolvere la sua situazione. Un appoggio. Certo, un appoggio, no? Esatto. Ecco, su questo dell'appoggio, insomma, poi visto che abbiamo non a caso messo, come dire, vicini questi due interlocutori, questi due relatori, anche con la voce della banca, no, che può effettivamente confermare o meno. Situazione italiana attuale, anche da questo punto di vista, da come si sono modificati i rapporti, no, per citare ancora questo aspetto, e poi chiedo la stessa cosa anche a lei, insomma, come guardate al futuro, quali sono le sfide più importanti da perseguire? Certo, riparto anche qui da quello che diceva l'avvocato Miceli. Sicuramente il tema della fiducia è un tema fondativo, oserei dire, nel rapporto banca-impresa e nel rapporto banca-clienti a 360 gradi. Basti pensare che le forme di affidamento vanno sotto il nome di fidi, che vuol dire appunto avere fiducia. E io credo che sia molto giusto quello che lei diceva, cioè creare un clima di trasparenza, di collaborazione, di vicinanza, di amicizia è sicuramente un tema molto forte per portare successo e per portare valore ai clienti, alla banca, all'economia nel suo complesso. Credo che in questa direzione bisogna lavorare. Prima parlavamo di tecnologia, di digitale, ma è chiaro che tutto questo ha senso quando sottostante c'è una consulenza, una relazione, un rapporto di fiducia. Non a caso tra i rischi che per esempio oggi le banche vivono c'è il tema della reputazione, proprio perché intaccare questo rapporto di fiducia vuol dire far perdere di credibilità, far perdere di rappresentanza, di valore proprio le banche. Quindi su questo senza dubbio. Lei mi dice che cosa vede nel futuro. Beh, credo sia innegabile che il tema più forte in questo momento sia quello della sostenibilità. Lo stiamo vivendo in un momento di crisi forte come quello che da qualche giorno, ahimè, stiamo sentendo, vivendo, vedendo e che qualcuno ci racconta. Sostenibilità che è certamente un tema in ambito ambientale ma anche in ambito sociale. Noi per esempio come gruppo stiamo vivendo la sostenibilità non solo da un punto di vista oggettivo interno. Per esempio l'anno scorso abbiamo raggiunto la nostra carbon neutrality e abbiamo di fatto assorbito gli impatti verso l'esterno, verso il mondo, verso l'ambiente di
quelle che sono le emissioni, ma stiamo aiutando anche i nostri clienti a mettere in piedi una serie di azioni, di attività, di investimenti che appunto li portino ad avere un vantaggio in termini di rating di sostenibilità. Ecco, io credo che questo tema sia un tema che dobbiamo vivere, su cui tutti dobbiamo impegnarci, che dobbiamo trasmettere alle future generazioni e che certamente ci accompagnerà nel tempo. Eh sì, perché poi sarà proprio il futuro questo, quindi le nuove generazioni devono già, insomma, nascere e crescere con quel concetto ben radicato, no, in testa. Noi dobbiamo impararlo, loro devono averlo già, e però è nostro compito farlo, insomma, questo è un po' il senso. Ottimo, allora io ringrazio naturalmente l'avvocato Marica Miceli, fondatrice titolare di Studio Legale Miceli, per averci anche chiarito il primo punto, perché servirà proprio fare una riflessione e prendere, come si suol dire, il toro per le corna nei prossimi mesi per cercare di tamponare le situazioni di crisi. Grazie anche a Andrea Mastitti, Head of Corporate and Small Business di Banca Sella, perché insomma l'aspetto anche e l'interlocutore come banca serve sempre anche per riacquistare la fiducia, visto che purtroppo non per voi ma per il panorama generale e contingente la fiducia è un po' calata in generale. Bisogna riacquistare un po' il rapporto, riconquistarla un po'. Va bene, grazie per aver partecipato al nostro summit e buona serata. Vi invito a tornare ai vostri tavoli perché poi la serata continua. Un applauso ai nostri ospiti.